Buongiorno, sono la dottoressa Patrizia Pasanisi e sono un medico ricercatore della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Questo video è la presentazione breve del progetto Tevere. Questo studio è condotto dai ricercatori della MC Master University del Canada, della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, dell'Ospedale Civico di Taormina e dell'Istituto Regina Elena di Roma. Lo studio Tevere è un trial di prevenzione primaria del tumore della mammella, rivolto a donne sane con tratto di sindrome metabolica. Obiettivo dello studio è valutare se un farmaco, la metformina, e modifiche dello stile di vita sono in grado di ridurre il rischio di ammalarsi di tumore della mammella. Gli studi scientifici hanno dimostrato infatti che le donne con sindrome metabolica si ammalano di più di tumore della mammella dopo la menopausa. La sindrome metabolica è una condizione caratterizzata dalla presenza di almeno 3 fattori di squilibrio metabolico: una circonferenza vita superiore a 85 cm nelle donne, ipertensione arteriosa, alterazione del colesterolo, alterazione dei trigliceridi e una glicemia superiore a 100 mg decilitro. Ma la sindrome metabolica è una condizione reversibile e studi scientifici hanno dimostrato che la sindrome metabolica può essere ridotta con la dieta, l'attività fisica e attraverso l'uso della metformina. Ma che cos'è la metformina? La metformina è un farmaco che normalmente viene utilizzato nella prevenzione e nel trattamento del diabete di tipo 2, quello caratteristico della popolazione adulta, legato ad insulino resistenza e normalmente correlato a una cattiva alimentazione e a scarsi livelli di attività fisica. Ma perché vogliamo studiare la metformina proprio nella prevenzione del tumore della mammella? Perché studi scientifici osservazionali hanno suggerito che i pazienti diabetici trattati con metformina si ammalano meno di vari tipi di tumore, si ammalano meno anche di tumore della mammella. Ma per dimostrare effettivamente che questo farmaco è efficace nella prevenzione primaria del tumore della mammella è necessario fare un trial randomizzato. Per questo motivo è stato disegnato lo studio Tevere, che è un trial randomizzato che prevede che metà delle donne assumano realmente metformina e l'altra metà assuma un placebo, ossia una compressa esattamente identica, fuorché per la presenza del principio attivo. A tutte le donne che decidono però di partecipare allo studio Tevere verranno comunque date delle raccomandazioni di prevenzione nutrizionale, delle raccomandazioni sull'alimentazione e sullo stile di vita che potranno essere loro utili per la prevenzione. Ma che caratteristiche devono avere le donne che decidono di partecipare allo studio Tevere? Devono avere un'età compresa tra i 45 e i 74 anni, devono avere una circonferenza vita superiore a 85 cm, non devono avere avuto precedenti tumori, ictus, infarti, non devono avere un'insufficienza renale e non devono avere né diabete né devono fare uso di metformina. Ad oggi già 270 signore fanno parte dello studio Tevere, ma questo numero deve aumentare e cerchiamo la vostra collaborazione per questo importante progetto di prevenzione primaria del tumore della mammella. Il reclutamento è ancora attivo nei centri della Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale Tumori di Milano e presso l'Ospedale Civico di Taormina. Vi ringrazio per l'attenzione.